Il bike sharing è un servizio di biciclette pubbliche in condivisione, un elemento che va a completare l'offerta di trasporto pubblico locale delle città. La storia del bike sharing a Roma parte nel 2008, all'inizio del 2008, quando ancora l'amministrazione della città era nelle mani del centrosinistra e c'era sindaco Walter Beltroni. Si chiude un accordo con una società multinazionale spagnola, senza oneri per l'amministrazione comunale, nella parte centrale della città. Dopo sei mesi, purtroppo, nonostante un piccolo successo di questo esperimento, c'erano ad esempio già 3.000 abbonati dopo sei mesi, il comune, nel frattempo era passata l'amministrazione nelle mani del centrodestra, c'era Gianni Alemanno, il comune non riesce a trovare un accordo per mantenere questo bike sharing. Non ci riesce perché il bike sharing è un servizio che tipicamente in tutte le città in cui funziona viene gestito da qualche ditta di affissioni pubblicitarie. In cambio della concessione per le affissioni pubblicitarie, queste ditte gestiscono offrono alla città il servizio di bike sharing. A Roma questo non è possibile perché il mercato della pubblicità esterna, dell'outdoor, è completamente nelle mani di ditte con le quali non è possibile per l'amministrazione comunale ragionare. E queste ditte come hanno impedito che venisse rinnovato il contratto con l'impresa spagnola? In una serie di maniere. La prima maniera, quando appunto c'era la possibilità di eventualmente prorogare la sperimentazione con la società spagnola, semplicemente facendo pressione sull'amministrazione. In seguito, in anni più recenti, nel 2012 proprio, il comune ha proposto un nuovo bando. Anche rispetto a questo bando, una ditta pubblicitaria ha ricorso al TAR e è riuscita a bloccare il bando per dei piccoli vizi di forma. A quel punto l'amministrazione comunale, nella fattispecie l'assessorato all'ambiente che sovrintende il bike sharing, ha alzato le mani e a quel punto hanno rinunciato. In tutti questi anni a chi è stato affidato il bike sharing? È passato alla gestione dell'ATAC, che purtroppo ha fatto una serie di errori di gestione. Alcuni errori hanno portato ad esempio all'esponenziale crescita dei furti delle biciclette. Sono state rubate in pochi mesi oltre 450 biciclette, con circa 100.000 euro di esborso da parte dell'amministrazione. Quanto ha speso il comune per l'affidamento ad ATAC? L'ATAC ha speso in questi anni qualcosa come 1.600.000 euro. Sono diretti stanziamenti che tramite appunto il Consiglio Comunale il Comune ha girato ad ATAC per gestire questo servizio. Via via, volta per volta, gli ultimi per esempio per riacquistare, le ultime centinaia di migliaia di euro per riacquistare le biciclette che erano state rubate nei mesi precedenti, che subito dopo il riacquisto sono state di nuovo un'altra volta rubate. È una cifra alta se pensiamo che il servizio non ha funzionato assolutamente per nessuno. Tutte le stazioni sono deserte, tutte le biciclette sono state praticamente rubate, le stazioni sono in gomma di sosta selvaggia, sono state risorse pubbliche completamente buttate che oltretutto recano un danno d'immagine terribile alla città, perché i cittadini, soprattutto i turisti che sanno cosa significa un bike sharing in Europa, vedono questa situazione di abbandono a Roma e veramente il messaggio che mandiamo è terribile.